non può. Non volete parlare? No. Di che cosa dovrei parlare? La sconfitta più pesante di una carriera che rischia già di alzare bandiera bianca. Il calciatore del Genoa, Manolo Portanova, è stato condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Il GUP del Tribunale di Siena ha ribadito quanto chiesto dall'accusa. La stessa pena è stata inflitta allo zio, Alessio Langella, mentre un loro amico, Alessandro Cappiello, l'unico che aveva scelto il rito ordinario, è stato rinviato a giudizio. Il giudice ha riconosciuto anche un risarcimento di 120.000 euro alla famiglia della vittima. Noi abbiamo fatto questa scelta prudente, perché questa è una scelta di rito ed è una scelta prudente, e come tale eravamo tranquilli sotto questo profilo. Ce lo aspettavamo, perché noi riteniamo che il dibattimento sia il posto dove si chiarisce la situazione e non si sta al fascicolo del pubblico ministero e quindi alle carte che sono contenute dentro. Il dibattimento è la sede naturale dove si deve chiarire la situazione. Si chiude, almeno per quanto riguarda il primo grado, una vicenda scaturita dalla denuncia di una giovane di 22 anni che, dopo una serata in una casa del centro storico di Siena, aveva dichiarato di essere stata violentata. Dopo il ricovero in ospedale fu attivato il codice rosa, quindi l'indagine, durata oltre un anno. Credo che, al di là del valore di una condanna giusta e doverosa nei confronti degli imputati, che debba servire come elemento di riflessione per loro, spero che costituisca per gli imputati un punto di ripartenza, una presa di coscienza della gravità di certi comportamenti, dei danni che fanno. Il 21 febbraio inizierà il processo per Cappiello, mentre è probabile che gli altri condannati ricorrano in appello.